parlare di pane significa investire un contesto enorme, come per il vino peraltro. Sono i due elementi cardine sui quali si basa la gastronomia del nostro tempo, anche se il concetto è moderno. Comunque il cibo, la questione del cibo, si basa in larga misura, almeno con la partenza, sulla questione del pane. Il pane è un alimento fondamentale per la nutrizione, un alimento che deve essere sempre sul tavolo dal mattino alla colazione fino alla sera, a condizione che sia un pane con la P maiuscola. Cosa intendo? Un pane fatto con farine che ricordano il cereale da cui derivano, non farine completamente private del patrimonio originario del cereale. Un pane fatto artigianalmente, pane fatto con lievito naturale, perché il lievito naturale, diversamente dal lievito di birra, conferisce dei pregi ulteriori al pane. Troppi zuccheri, pane non ne ha. Troppe proteine animali, le abbassiamo. Troppi grassi, il pane non ne ha. Un tempo il pane era l'alimento. Oggi è un companatico, una sfiziosità, un elemento che viene presentato dai ristoratori così come piacevolezza, fatto in un modo, fatto in un altro. Il pane ha radici formidabili nella tradizione, ha dei significati, dei simbolismi pregnanti dai quali non si può derogare. La ricerca in questo senso, la mia come quella di altri, va proprio per non perdere la dimensione pane, non come era 100 anni fa, ma certamente con dei contenuti culturali formidabili.